Il mio interesse alle politiche giovanili è iniziato nel corso del liceo, dei miei studi quando ero al liceo, grazie alla collaborazione con Effetto Notte, che era un'attività che veniva svolta nella mia scuola di cinematografia, con la quale siamo riusciti, io e tanti altri studenti, a realizzare dei progetti molto interessanti, tra cui un film che abbiamo realizzato assieme, dal titolo Anila, che ha riscosso un grande successo. E un documentario realizzato successivamente anche grazie all'organizzazione del Servizio Giovani che trattasse il tema della legalità. Quindi attraverso questo progetto soprattutto ho cominciato a diciamo, ad avvicinarmi al mondo dei giovani e soprattutto magari anche al mondo dei giovani con delle problematiche, con delle richieste non ancora ascoltate, con delle esigenze ancora molto, molto calde, però non trattate. E successivamente, negli anni dell'università, ho partecipato al progetto Liberamente. Il primo anno lo feci come partecipante, il secondo anno poi lo feci come, diciamo, collaboratrice, organizzatrice assieme al resto dello staff. E diciamo, in quel frangente capii quanto fosse importante poter fare delle cose concretamente sia con i giovani sia per i giovani per conoscere quelle che sono le possibilità di cui possiamo usufruire e di cui dobbiamo usufruire. Anche perché una cosa secondo me da sottolineare è che in provincia di Bolzano, in Alto Adige, i giovani hanno tantissime risorse che nel resto d'Italia scarseggiano. Questi progetti mi hanno dato la possibilità di essere candidata e successivamente nominata per prendere parte alla consulta dei giovani di lingua italiana, nella quale appunto lavoro per un periodo di 3 anni che sta per giungere al suo termine. In quanto organo consultivo dobbiamo ancora capire esattamente che cosa possa fare al servizio dei giovani. E abbiamo già molte idee, abbiamo già molte attività che vorremmo portare a realizzazione.